a tutti e benvenuti in un mio nuovissimo video. Come state? Mi auguro alla grande. Prima di cominciare, come sempre, ci tengo a ringraziare di cuore tutti i vecchi e i nuovi iscritti. Grazie, 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 grazie per i like, per i commenti. Veramente grazie per tutto l'affetto che mi date e se vi fa piacere, io insomma vi chiedo insomma di continuare ad iscrivervi, di lasciarmi tanti like e niente, di attivare la campanellina per non perdere nessun altro video. Allora, oggi perché siamo qui? Oggi video, seconda parte in collaborazione, insomma, con la mia amica Stefania del canale Parvana Stefania. Insomma, il video della seconda parte, però questa volta definiti sempre trimestrale, insomma, di prodotti viso, tisane, integratori e come vi ho detto nell'info box vi lascerò il video, insomma, gemello a questo qui. È nata questa collaborazione grazie ad una empatia, insomma, con Stefania, a cui mando un bacio e un abbraccio e niente, quindi sono felicissima, sempre emozionatissima quando succedono queste cose favolose, insomma, quando YouTube non è solo fine a se stesso, ma insomma, ci sono, nascono queste belle amicizie, io non posso insomma chiedere di più, è un regalo bellissimo e sono felice che insieme abbiamo deciso insomma di portare avanti questa rubrica dove parliamo insomma dei prodotti terminati da recensire. Siamo entrambe amanti del beauty oltre che dei profumi. E ci sembrava insomma bello fare insomma questa esperienza insieme, perché no? E niente, quindi io ovviamente vi invito a vedere il video gemello al mio di Stefania e spero insomma che questa cosa vi piaccia e noi insomma siamo diciamo entusiaste entrambe di questa cosa e niente, fateci sapere sotto nei commenti se questa cosa piace tanto anche a voi come a noi e io direi di partire subito, anche perché i prodotti come sempre sono tanti, prendetevi qualcosa da mangiare, da bere, eccetera eccetera eccetera. Allora, io partirei subito con due tisane che ho terminato ed erano tutte e due da 20 bustine. Allora, tutte e due della diciamo Pompadour. Una è Magic Emotion, molto natalizie, molto invernali, buonissime. Vi voglio leggere insomma qualcosina. Allora, all'interno insomma c'era dell'uvetta, rum, arancia, mela, ibisco, cannella, insomma buonissima, veramente cioè, una tisana da caldo abbraccio. La sera era insomma bello, insomma prima di andare a letto bere questa tisana, come anche l'altra che mi è piaciuta tantissimo. E di queste linee, insomma, così voglio approfondire, voglio comprarne altre. Questa qui invece era 1001, 1001 notte, insomma. E qui all'interno invece abbiamo spezie come cannella, zenzero, cardamomo, pepe nero, chiodi di garofano, estratti di vaniglia, radice di cicoria, liquirizia, scorza d'arancia, insomma, veramente questa linea di Pompadour, diciamo più invernale, buonissime, veramente ve lo consiglio. Come vi ho detto prima, erano 20 bustine in ogni, diciamo, confezione. Buone, buone, buone. Poi, integratori e cose di questo genere, non ho finito nulla. Direi di partire con alcune campioni, maschere, ho messo tutto in questa bustina, vediamo, così
Intanto ci togliamo queste cosine qui. Allora, come insomma, come patch occhi ne ho terminati davvero tanti. Allora, intanto questi qui sono stati tutti presi su AliExpress, questi bellissimi dorati, buonissimi, mi piacevano anche un effetto, veramente vi idratava insomma tutta la zona sotto gli occhi e davvero mi distendevano il contorno occhi, buonissime, veramente buoni. Invece questi qui sono un bel po'. Allora, questi Collagen Crystal Eye Mask abbiamo, ve li faccio vedere così. E poi ci sono questi sempre Crystal Collagen, vabbè, sono due marchi differenti. Ok, ne ho finiti un bel po', saranno una decina. Ok, io li faccio vedere così. Che dire, questi qui io ho dovuto addizionarli con un mio contorno occhi perché da soli facevano poco. Ecco, per cui hanno funzionato, insomma, erano dei patch, ma poi li ho dovuti addizionare per avere un bel effetto. Poi ho terminato anche questi patch antibrufolo, diciamo, della Lambena, sempre presi su AliExpress, carini. Poi come strip, insomma, naso, ne ho terminati tre. Sempre presi su AliExpress e poi ho terminato un po' di mascherine della Skin Station, una no stress, quindi una lenitiva, poi una maschera viso, quella lenitiva era con germe di grano ed estratto di mirto, mentre questa qui, la New Peel, maschera viso rinnovatrice con acido mandelico e acido glicolico. Mi sono scritta che era una maschera in gel confortevole sul viso, si riscalda sul viso, ha un effetto di calore. Insomma, la risciacquavo perché era appiccicaticcia sul viso, però comunque il viso rimane morbido. Solo unica pecca che vi faceva uscire delle imperfezioni, delle bollicine mi sono uscite con questa maschera. Poi la no stress con germe di riso estratto di mirto, carine, queste erano tutte in crema. Poi la filler up con acido ialuronico, questa qui ho scritto che sentivo un leggero pizzicore per i primi minuti, poi ve la sentite fresca. E vi lascia insomma la pelle morbida, al tatto la sentite comunque più compatta, quindi questa super top. Poi la Nutrioli Heal con olio di argan, questa qui ho scritto maschera viso strepitosa in olio gel, un profumo stupendo, vi lascia la pelle morbida e compatta, quindi questa super top come la filler up. Poi un'altra no stress, un'altra rinnovatrice New Peel. Qui ho scritto sempre una maschera fresca che può dare un leggero pizzicore, che si stende come una crema idratante e che rimuove con un dischetto o una spugna e lascia la pelle super morbida. Quindi top. E poi una maschera viso purificante con argilla bianca che anche mi è piaciuta. E poi due un po' così e così sono queste qui della Sien, Hydro Boost, quindi una era con estratti di melograno e l'altra invece con i fiori di Sakura. Queste qui erano due mascherine in tessuto, dico carine, ecco. Mi sembra che erano anche un po' più piccoline del viso. Dico solo carine. Invece una maschera purificante che veramente una maschera detox che mi è piaciuta davvero tanto, che detossina ed illumina con tre argille minerali più carbone, è questa qui dell'Oreal. Questa mi è piaciuta davvero tanto. Io ho una pelle mista e quindi mi capita insomma di fare
questa tipologia di maschere, totalmente finita, un 50 e mezzo, mi è piaciuta, sì. Questa è una maschera che mi è piaciuta tanto. Faccio vedere che l'ho terminata. Ho terminato questo periodo più maschere in crema. Scusate. Andrei sempre con... No, voglio andare con... I dentifrici, poi vado di nuovo al reparto, insomma, viso. Di dentifrici ne ho terminati tre, tutti e tre della Mentadent. I dentifrici di Mentadent mi piacciono tantissimo. Questi erano in formato da 75 ml e ne ho terminato. Questo qui protezione carie sbiancante. Questo qui con microgranuli, che poi tra l'altro è il mio preferito, questo mi piace tantissimo. E poi questo Fresh Nature. Allora, io in genere alterno sempre i dentifrici, soprattutto quando utilizzo uno sbiancante, cioè nel senso che non metto nel mio armadietto solo questo, ce ne metto comunque un altro e quindi li vado ad alternare. Non so, mi sembra che così vada meglio a sentiment, diciamo, faccio così. E i Mentadent io come dentifrici ve li straconsiglio. Come invece il colluttorio, ho terminato due colluttori, uno che è un mio grande amore, è lo Yodosan Anti-Plaque, questo era un formato da 500 ml. Non è la prima volta che me lo vedete, questo è senza alcol, combatte la placca, rinforza lo smalto e protegge le gengive. Era di colore rosso, gusto fresco, tutto vero. Questo è un colluttorio che mi piace tanto. Lo sapete, ne ho anche riacquistata, insomma, ne ho anche riacquistate altre confezioni perché mi piace davvero tanto. E un altro dentifricio che mi piace davvero tanto è il Listerine Total Care. Questa è una bomba, una bomba veramente quando lo utilizzate, però mi piace davvero tanto. Questo qui dice 6 benefici in uno, buono, menta pura, ve lo straconsiglio. Se vi piace, insomma, questo effetto proprio bomba su, insomma, per rinfrescare la bocca, gengive, eccetera, eccetera. A me piace tanto. Poi, allora, andrei con questi due burro labbra di Labello. Queste erano delle edizioni limitate perché c'è scritto Best Friend e You and Me. Queste qui erano due balsamo labbra che io avevo trovato in una My Beauty Box. Allora, il profumo dei Labello è molto buono, però io devo essere sincera, a me il Labello non piace come balsamo labbra. Non mi idrata come dico io, non lo so, non vanno bene, cioè nel senso non mi sono piaciuti. Li ho terminati perché sto cercando di togliere tante cose che ho nelle box e quindi però non lo riacquisterei, ecco. Poi terminata la confezione di bastoncini cotonati, questi della Confiderm, erano 300 e li avevi acquistati da Décotà. Sapete, io lo utilizzo per lo smalto, insomma, per pulire le unghie, per pulirmi le orecchie, per farmi, insomma, per correggere il trucco, eccetera, eccetera, eccetera. Piaciuti. Poi sto vedendo che cosa farvi vedere prima. Ho messo anche dei prodotti, insomma, occhi. Ho terminato questa soluzione unica Care for You Plus, deterge, disinfetta, insomma, ogni tipo di lente a contatto, 360 ml. Questo marchio io l'avevo preso da Acquestapone, pagato in offerta, mi sembra 4,90 euro. Mi ci sono trovata bene, disinfetta bene le lenti, non ho avuto mai problemi. Invece, come gocce oculari, ho
ho terminato queste iCross e all'interno hanno sia l'acido ialuronico che il sale sodico. Queste mi erano state consigliate dall'ottico. Hanno un costo non tanto economico perché costano sui 10 euro ed è un formato e sono un formato da 8 ml, molto buone. Le avevo comprate, mi sembra, online per risparmiare qualcosina, perché mi sembra che forse in farmacia costavano un po' di più. Vabbè, non ricordo. Poi dall'ottico, scusatemi, non ricordo, insomma. Poi ho terminato come dischetti struccanti, 4 confezioni da 120 pezzi del marchio Mauris. Mi ci trovo bene perché non si sfaldano ed io ovviamente compro quelli che trovo in offerta. E poi una confezione anche di 80 dischetti di brochet. Questi sono ancora nei vecchi packaging perché ne ho anche tanti altri nelle scorte, perché questi li pagavo 1,90 euro. 90, 98, non mi ricordo, per aggiungere i punti e cose di questo tipo. Poi vediamo che cosa vi faccio vedere. Ho terminato come contorno occhi, due, diciamo, sample, se così li vogliamo chiamare, tutti e due da 5 ml. Questo qui della Serum Vegetal, quindi Rides e Lifting di Yves Rocher. E poi anche questo qui della Skin & Co. Truffle Therapy, sempre da 5 ml. Dico carini, niente di che. Ecco, non ho visto insomma tutto questo, tutta questa idratazione, cioè, non mi hanno fatto impazzire, mettiamola così. Senza screditarli più di tanto, anche perché quello che voglio screditare è proprio questo prodotto di Barò, latte detergente con estratti di semi di uva, burro di karité, calendula, eccetera, 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 delicato e nutriente. Questo qui è un formato 150 ml che io non ho potuto praticamente utilizzare. Allora, questo qui io avevo fatto un ordine tramite una mia amica di prodotti Barò e questo qui praticamente era un regalo che mi faceva Barò, ok? Mi arrivava in regalo e meno male che non l'ho pagato, ecco, dico solo questo perché la confezione non era stata chiusa benissimo al momento in cui mi è arrivato il pacco, oppure che ne so, che ne so, anche il corriere sballottando una parte all'altra, però cioè, erano quelli dell'azienda che dovevano chiuderlo bene. Fatto sta che intanto l'odore terrificante, ma soprattutto il prodotto si è separato. Quindi io non l'ho praticamente utilizzato come latte detergente. Quindi lo cestino praticamente intero. Poi ho terminato. Vi devo mettere le immagini. Non ho terminato. Ah, vi metterò l'immagine di una crema giorno di Albail Royal di Guerlain. Ve la metto insomma qui o qui perché avevo provato ad utilizzarla ma mi dava fastidio e quindi l'ho regalata alla mia mamma. Poi un altro prodotto che non sono riuscita a terminare, sempre di Albail Royale di Guerlain. Voi sapete che io vi ho parlato benissimo di Guerlain, ma non di questa linea. La linea quella blu, quella mi piace tantissimo. L'acqua serum, diciamo. Questa invece era. Allora, questa invece era la Skin Defense con protezione 50. Mi dà fastidio sulla pelle, quindi diciamo che la farò terminare a mia mamma. Però la profumazione era molto buona, vi distendeva bene la pelle, però mi ha dato questo problema e quindi preferisco darla a lei. E poi non ho terminato, ma già ho consegnato a mia mamma
di Estée Lauder il siero Advanced Night Repair, che vi metterò la foto. Gliel'ho dato perché ne mancava tanto così e lei voleva provarlo, e dato che io è una crema che già ho nelle scorte, ho riacquistato un siero che già ho riacquistato, e niente, quindi gliel'ho lasciato provare, molto buono, io lo utilizzo principalmente la notte ed è un siero che ha anche 7 brevetti, e quindi vi schiarisce anche le macchie della pelle, insomma ha anche questo effetto, e quindi vi metto la foto anche di quello. Poi sempre una crema, questo è stato un andirivieni, diciamo, No Bay Detox. Crema insomma con scudo solare, e insomma aveva un SPF 30. Che dire di questa crema? Allora, praticamente l'ho utilizzata e non mi è piaciuta, e l'ho data a mia sorella e non è piaciuta neanche a lei. Sembrava di mettersi un mattone in faccia, e quindi me l'ha restituita per farvela vedere che non ve la consigliamo, ecco, come crema per il viso non ci è piaciuta. Quindi per me è un marchio che boccio, anche perché non mi ricordo il prezzo, ma non so, 12 euro, forse sto sbagliando, non mi ricordo perché l'avevo comprata un po' di tempo fa. Poi come esfoliante viso, gommage più che altro, perché a me serve qualcosa di delicato, sempre della Skin & Co, Truffle Therapy, ho utilizzato questo gommage micro esfoliante con estratto di tartufo. Era un formato insomma da viaggio da 30 ml, carino, dico solo questo. Era comunque delicato, perché io ho bisogno solo di prodotti molto delicati. Poi come detergente per lavare il viso ho utilizzato questo Argan del Marocco. Qui dice detergente viso sedificante con olio di argan, rigenerante e nutriente. Che dire di questo prodotto, che era parcheggiato da parecchio nei miei armadi. Allora, profumo top, era cremosino, non mi è piaciuto per niente, perché mi andava troppo a tirare la pelle. Profumo veramente buonissimo, però no, io boccio questo prodotto, insomma, di Bottega Verde. Mi dispiace, ma non ci siamo per ora di Bottega Verde. Diciamo che vi sponsorizzo tanto gli shampoo per i capelli, almeno quello che ho utilizzato, il BB Cream e i prodotti corpo, quello sì. Poi, sempre per quanto riguarda latte e detergente, ho terminato questo Gentle Cleansing Milk per tutti i tipi di pelle, fior di loto e silk. Di Sien. Questo qui spesso ha un costo di 1,39 euro, ma se non è in offerta costa 1,79 euro, devo dire carino, mi piace. 250 ml. Se voglio un latte detergente senza pretese, che faccia il suo e rimanga delicato sulla pelle, io questo qui di Sien ve lo consiglio, costa poco e fa il suo. E invece un tonico che ho utilizzato, ma che non potete trovare più, ma io ho nelle scorte, perché Sien l'ha tolto ma non l'ha neanche rimesso in gamma, un tonico, ed è questo qui, sempre fior di loto e silk, facial toner, questo qui molto delicato, quindi mi piaceva. Mi piaceva tanto, e come vi ho detto, altre scorte e me le scentellino, ecco, perché è un prodotto che non potete più trovare. Sempre come diciamo latte detergente, ho utilizzato anche questo qui, Serum 7 della Boots Laboratoires. Sì, ma 150 ml, ho utilizzato, insomma, l'avevo trovato in una My Beauty... Allora, l'avevo trovato in una My Beauty Box, devo dire che non mi è piaciuto, ecco, non lo so, non l'ho provato. Stop. Invece un prodotto che mi è piaciuto tantissimo è questo Pixi Glow Tonic con acido glicolico, ed era un tonico esfoliante. Questo qui veramente vi illuminava e andava ad esfoliare veramente la pelle, ve la vedevate super luminosa. Questo è un prodotto, insomma, che io vi straconsiglio. Questa era una travel size da 100 ml, bellissimo, un ottimo veramente prodotto.
poi passiamo a tre prodotti make-up, di cui abbiamo questo Dream Satin Satin Liquid di Maybelline, un fondotinta da 30 ml, di cui non vedo neanche il nome, ma non è un problema perché non mi è piaciuto per niente, perché mi ingialliva un sacco la pelle. Quindi come fondotinta non mi è piaciuto, come non mi è piaciuto nemmeno il suo correttore annesso, credo che l'avevo acquistato insieme e niente, si andava comunque a depositare delle pieghette, insomma, qui intorno agli occhi, alle rughe d'espressione, quindi diciamo che non mi è piaciuta. E poi invece questa cipria minerale Art Deco, scusatemi, era un fondotinta minerale, fondotinta cipria minerale, insomma, questo qui devo dire che mi è piaciuto, e era da 15 grammi, e questo qui diciamo lo potete trovare più insomma nei centri estetici e niente. Quindi questi sono tutti i prodotti che io ho terminato per quanto riguarda il viso. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi insomma ditemi se anche voi avete acquistato oppure provato questi prodotti. Mi raccomando di guardare il video gemello al mio della mia amica Stefania del canale Parvana Stefania, alla quale mando un mega bacio. E io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, di lasciare tanti like, di commentare e di attivare la campanellina per non perdere tutti i prossimi video. Io come sempre concludo il video dicendo che vi mando un mega bacio e alla prossima se vi va. Ciao!